In questo video impareremo a giocare insieme a Shy Monsters, gioco di Sandro Dell'Aglio, per due giocatori, durata 10-20 minuti, edito da Gayton Games. Un giocatore impersonerà il Signore Oscuro, che costruirà in gran segreto un sotterraneo, lo riempirà di timidi mostri con lo scopo di sconfiggere l'eroe. L'altro giocatore sarà appunto l'eroe, che dovrà avventurarsi tra i corridoi del sotterraneo, sconfiggere gli eventuali mostri che gli si pareranno davanti e tentare di raggiungere l'agognata uscita. All'interno della scatola troveremo due tessere azione speciale, rispettivamente salto e attacco, e la pedina segnalino eroe. 11 tessere sotterraneo, divise in un'entrata, un'uscita, 3 tessere corridoio e 6 tessere mostro. Due tessere riepilogo, una per ciascun giocatore. Sul fronte è riportato come ciascun mostro si senta a proprio agio, e sul retro è riportato quante tessere saranno rivelate a seconda del livello del sotterraneo che andremo ad affrontare. Vediamo come il Signore Oscuro si prepara alla partita. Piazza al centro del tavolo la tessera con l'entrata. Piazzerà in un angolo poi la sua tessera di riepilogo. Mescolerà a faccia in giù le 6 tessere mostro senza poterle guardare, piazzando poi il mazzetto a fianco sempre della sua tessera di riepilogo. Infine aggiungerà alla propria mano le 3 tessere corridoio e la tessera di uscita. Il giocatore eroe invece piazzerà su un fianco la sua tessera di riepilogo, di fronte a sé le due tessere di azione speciale e infine piazzerà la propria pedina eroe sull'entrata. Inizia ora la fase del Signore Oscuro e gli aggiungerà alla propria mano le prime due tessere pescate dal mazzo dei mostri, portando così la propria mano a 6 tessere, un'uscita, 3 corridoi e 2 mostri. Ora dovrà comporre il sotterraneo a suo piacere, rispettando queste due semplici regole. Tutte le tessere devono essere a faccia in giù e tutte devono essere connesse in maniera ortogonale. Un esempio possibile di sotterraneo potrebbe, ad esempio, essere fatto in questo modo. Per far sì però che il proprio sotterraneo sia letale per l'eroe, il Signore Oscuro deve far sì che i mostri possano attaccare l'eroe, rispettando queste due regole. La prima è che debbono sentirsi a proprio agio, la seconda è che non devono aver paura degli altri mostri. Ciascun mostro, per sentirsi a proprio agio, dovrà avere intorno a sé piazzate le tessere sotterraneo, come dagli schemi riportati sulla tessera di riepilogo. Ad esempio, il Kraken azzurro dovrà avere 3 tessere piazzate intorno a sé in maniera consecutiva. Non importa l'orientamento di come queste tessere saranno piazzate. Analogamente, il pipistrello fucsia dovrà avere una qualsiasi tessera piazzata in maniera diagonale rispetto alla sua posizione nel sotterraneo. Nei casi appena visti, abbiamo notato che negli schemi sono riportati degli spazi bianchi. In tal caso, in quegli spazi può esserci o può non esserci una tessera sotterraneo, ma il mostro si sentirà comunque a proprio agio. Nel caso in cui invece ci sono delle X riportate, significa che in quelle posizioni non deve esserci per nessun motivo una tessera sotterraneo. In questa condizione il mostro verde potrà attaccare perché a suo agio, in questa condizione il mostro verde non potrà invece attaccare. Per comporre queste configurazioni si sottolinea che le tessere entrata, uscita e tutte le tessere mostro sono a tutti gli effetti tessere sotterraneo e quindi serviranno a far sentire a proprio agio i mostri. La seconda condizione per far attaccare un mostro è che esso non sia adiacente ad alcun altro mostro, altrimenti ne avrà paura. In questa configurazione il mostro potrà attaccare il nostro eroe perché si sente a proprio agio e non è adiacente ad altri mostri, ma in questo caso, quando l'eroe arriverà su questa casella, questo mostro, pur essendo a proprio agio, avrà a fianco a sé un mostro, non importa se vivo o morto. In tal caso questo mostro non potrà attaccare. Supponiamo ora che il Signore Oscuro abbia completato la costruzione del proprio sotterraneo e che si sia assicurato che tutti i mostri potranno attaccare e quindi sconfiggere l'eroe. Inizia ora la fase eroe. Durante il primo livello l'eroe dovrà girare a sua scelta a faccia in su due tessere del sotterraneo. Ipotizziamo che l'eroe decida di girare a faccia in su questa tessera e quest'altra tessera. L'eroe ha a disposizione un'azione base chiamata Esplorare. Tale azione gli permette di fare un passo in maniera ortogonale all'interno del sotterraneo e nel caso debba finire il movimento su una tessera ancora coperta, la tessera sarà scoperta e la pedina piazzata su di essa. Insieme all'azione Esplorare, una volta per ciascun livello, l'eroe potrà anche spendere l'azione speciale Salto e l'azione speciale Attacco, in maniera separata o insieme.
L'azione speciale salto ci permette di eseguire un salto di una tessera e atterrare in quella successiva. Tale azione può essere eseguita in linea retta oppure eseguendo una curva sulle tessere. L'importante è che l'unica tessera da scoprire sarà quella di arrivo. L'azione speciale d'attacco invece farà spostare l'eroe sulla tessera adiacente sconfiggendo un eventuale mostro presente su di essa. Attenzione però, se l'azione di attacco viene eseguita su una tessera che si rivelerà poi priva di mostro, come ad esempio in questo caso, l'azione è sprecata e la tessera viene comunque scartata. Nel momento in cui l'eroe riesce a raggiungere incolume la tessera di uscita, egli è considerato salvo e ha completato il livello in corso. A questo punto il livello deve essere sgomberato per permettere al signor oscuro di preparare quello successivo. Il segnalino eroe viene posto nuovamente sull'ingresso, le tessere speciali vengono riconsegnate all'eroe e il signor oscuro riprenderà in mano i tre corridoi, l'uscita e due nuove tessere mostro. Nel caso in cui una tessera mostro non sia stata rivelata in questo livello, essa rimarrà faccia in giù per non fornire ulteriori informazioni al giocatore eroe. Il signor oscuro preparerà così un nuovo livello di sotterraneo e nel caso del secondo livello l'eroe prima di addentrarsi potrà girare a faccia in su una sola tessera. Al terzo livello invece l'eroe dovrà addentrarsi senza poter girare alcuna tessera, ma in tal caso se raggiungerà vittorioso l'uscita egli è dichiarato il vincitore. Nel caso invece in cui l'eroe finisca su una tessera mostro che è a proprio agio, non ha altri mostri adiacenti e non ha modo di combatterlo, egli è immediatamente sconfitto e sarà il signor oscuro ad essere dichiarato vincitore.